ce la posso fare, come sempre faccio il lavoro e poi mi viene in mente di fare un video. Comunque velocissimamente ho montato i pannelli di polipropilene, si chiama così, ci servono questi. Adesso qua ho fatto una staffa che sorregge, adesso qua devo fare una finitura, montato lì, adesso monto la porta dove ho montato anche quello, poi comunque verrà la tenda da doccia, se mi ricordo faccio un video mentre monto. Come si fa fare la doccia dentro Falcor? Di sicuro non si vede per l'interezza, ma fondamentalmente si muove abbastanza comodi. La doccia verrà passata da qui sopra, che è qui, vedete, verrà passata da qui, si attaccherà qui sopra e si farà la doccia, almeno speriamo. Vabbè, work in progress. Abemus Target, Aide Pronabis, na. È ufficiale! Falcor esiste in Italia. Yuhu. Di solito tutti fanno gli unboxing di cose fighe e una cosa un'altra. Io invece faccio l'unboxing. Senti lo spericolamento. Le targhe del mio Falcor! So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Anche oggi un bel lavoretto, un upgrade dell'impianto elettrico già esistente, che era questo, non so, questo qui. Oggi ho montato un relè, si vede, sì, un relè temporizzato con pulsante. A cosa serve? Per dare corrente al boiler in modo tale che do l'impulso 10 minuti, lui per 10 minuti scalda l'acqua e poi si spegne automaticamente, così si evita di scaldarsi al cibo. Facciamo le prove. Ho messo su, invece che attaccare il boiler che è tutto vuoto e si potrebbe rovinare, una lampadina. Speriamo che vada tutto bene. Allora, attaccato l'inverter, diamo su la 220, questo è il magnetotermico del boiler, la lucina è spenta, andiamo a dare l'impulso e voilà! Perfetto, fa il suo dovere! E adesso faccio i cablaggi per benino, fisso tutto quanto, il boiler lo lascio ancora staccato perché è vuoto, però ho visto che il relè funziona. Gran lavoro! Ah, anche oggi un'avventura, cosa facciamo di bello? Modifica del materasso. Al momento che è una gomma piuma fatta apposta per i letti nautici, è un pelino dura, allora abbiamo comprato questo bellissimo materasso in memory foam, tagliato tutto, incollato e champagne, dopo vedremo cosa fare. Quando la cultura serve, scherzo, serve sempre. È ufficiale, ragazzi, primo viaggio con Falcor. Lei c'è già il rusco? Adesso andiamo di là, andiamo a buttare via il rusco. Partenza oggi, domenica, prima tappa Ikea. Così. Perché non abbiamo i cuscini. Cioè, ce li abbiamo, ma non abbiamo quelli fatti apposta per il nostro materasso, che vi faremo poi vedere con calma.
dire, siamo andati all'IKEA, abbiamo preso i cuscini e adesso siamo dove? Ponte del Guà. Ponte del Guà. 7 chilometri, come avete visto, molto impegnativi, e poi non abbiamo filmato i pezzi più belli con strapiombi perché eravamo tutti e due molto attenti alla guida e agli incroci con altre macchine. Ragazzi, uno spettacolo. Adesso proviamo Falcor in versione un po' più camperizzata, con i pensili non sono ancora proprio pronti al 100%, anzi poco e niente. Abbiamo fatto elastici, fuori una cosa meravigliosa. Amore, i pomodori con cosa li condisco? Olio, sale, poi hai voglia di pepe? Sì, un po' di pepe. Signori, questo è pepe e questa è voglia di pepe. L'hai detto, voglio un po' di voglia di... ho voglia di pepe, eccola. Gliene metto un po' di più. Questa è voglia di pepe, quando si porta via il pepe, ma dentro è vuoto. Voglia di pepe.